Geppo! Vai Geppo! Sei 60 anni e non dimostrarli! Bravo! La location. Il venerdì è venerdì santo, non lavora nessuno. Infatti no, oggi pesce perché non si può mangiare la carne. Guarda, questi due qua sono arrivati adesso con l'aereo perché sono andati in vacanza chissà dove. Gli altri due arrivano dalla Sardegna. L'altro arriva da Malibu, da dove è arrivato, da Madagascar. Io da Volvera. Da Volvera. Arrivo dalla chiesa. Chicco gira. Chicco arriva da un'orgia di pinotti. Mi hanno pure toccato il culo. Ma un uomo o una donna? Due uomini. Beh dai, si parte sempre dal basso, poi comincia. Margini di miglioramento. Ti sei soddisfatto? Ti sei soddisfatto? Aspetta che c'è un pesce adesso nuovo. Ancora ci vai. Oh, la sardina che va. La seconda sardina, aspetta. Apri la boccuccia. Il gamberone che arriva, oh. Il gamberone come i gatti. Però Rinella, anche te ci hai dato qualche roba. È vero, spettacolo. Enzo un po' che la teneva stecchetto. Guarda Nicola che ride come contento. Vado, guardalo, barra banare perché vuole i totali. Mi ha lasciato il pesce la fame oggi. Mamma mia. Ma c'è ancora. Nicola è facile. Per vedere Nicola felice basta tirare fuori un panino. Ma io mi faccio. Vedessi Nicola oggi quando ha fatto la merenda. Faceva la merenda. E la moglie non gli ha dato il cestino, oggi. Con la mela e il succo di frutta, è vero, è il formaggino mio. Geppo, ma ragazzi, come ti senti superati i 57 anni? Non li ho superati, sono appena arrivato a 57 anni. Ma come ti senti? Acqua, olio, prostata, tutto a posto? Arrivato a 57, siamo 1, 2, 3, siamo 57. Tutti i 57 siete? 56, vero? 56. C'è Ranello, Cinzia, è rimasta stupita che lui ha 57, pensava che avesse 60. 67, Dio. Sai cos'è? È vero, 3 anni. Mado! Prendiamo la spiaggia, Egitto! 5 giorni di smotorata sul Bagnasciuga, un giorno da leoni. Ah no, 60 anni ci va la barca, prendiamo la barca, ci facciamo cucinare il fritto misto in barca. Con 50-60 euro ce la caviamo, però tratto io i fritti, Scusa Renello, 60 con piacere, ma lui non ce la può offrire, non credo che sopravviva a lungo dopo questa stanza. Tutti i soldi che ha, non hai figli, dove già arrivare. Cioè, adesso è diventato nonno però. È diventato nonno. Oh, vogliamo mettere, Comunque Renello, noi di diritto rientriamo nella serenità. Sì. Io voglio la casa con la ghetto. Tanti auguri a Enzo, tanti auguri a Enzo, Enzo, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Enzo, 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 Enzo. Quest'anno Enzo si è, o Vincenzo,
siccome si è ammodernato e ha invitato anche i finocchi a... è nuovo aperto adesso. Si è aperto ormai, i tempi sono cambiati, fluidi, andiamo bene. Grazie a tutti di essere venuti, veramente. Oh, ringrazio anche me che sono venuto, per il tuo compleanno, Allora, devo anche dire che Renato ha ripreso punti, perché da adesso in poi gli parlo di vostri. Sì, ma aspetta, ha ripreso un punto, non punti. Come vai? Ma lui ha bisogno di essere corteggiato. Bravo, ma vedi, Nicola che è uno più passionale, lui capisce le persone. Voi non le capite le persone, non le capite. Pensa che mentre non le non vogliamo farci fatica. Fermi, vogliamo farti fare. Paolo, cosa succede? Ti chiamo dopo, Anto. Che non sentiamo, non sentiamo. 10 minuti. Ti chiamo tra 10 minuti. Hai visto come ha chiuso la telefonata, paura, Hai visto come ha chiuso? Dammi solo un minuto. Enzo, noi volevamo farti un regalo ma non te l'abbiamo fatto. Mi ci siamo rotti i coglioni. Perché tutti gli anni fai sto cazzo di compleanno, basta. Smetti di fare il compleanno. Il compleanno è un giorno lavorativo. O di venerdì. Oh, io non ho le ferie, Hai preso un giorno. Io le ferie le faccio agosto. Che cazzo mi pagano? Quindi oggi mi costi. Basta, ti pago la giornata di lavoro, Dario. No, vengo a te, faccio un lavoretto, mi dai qualcosa e siamo a posto. Un lavoretto non voglio sapere. No. Vabbè, oh. Se mi diceva che ti facevo difficile. Un lavoretto... Oh, Chico, hai visto c'è un fricheco? Aspetta, ti voglio bene, Vabbè, ma non è Paolo, non vai a morire anche tu.